Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero. Big match al Pala Rosselli tra l'Unionati d'Aprilia e il Città di Anzio. Una sfida al vertice tra la capolista allenata da mister Stefano Pisano e l'inseguitrice, la United Aprilia, allenata da Cristian Trobbiani. La sfida in un Pala Rosselli gremito. Il primo pallone sarà giocato dallo United, padrone di casa. Partiti violetto. Ancora va via a destra, mette in mezzo Macheda, palla in rete, sblocca lo United, tapin vincente di Macheda, 1-0. Città di Anzio con Ritano, non c'è fallo, allora va via violetto, Leonardi alle stelle. Si riprende come Città di Anzio la ricerca del pari, arriva il tiro di Ritano, palla alta, non di molto. Tarlev, pallone che arriva a Salmeri, poi Macheda si oppone, Bombelli ancora due volte. Tarlev appoggia Bombelli, il destro, palla sul palo e poi si insacca il pareggio del Città di Anzio, 1-1. Non è intercettato da Spinelli, Spinelli mette a sedere il portiere e arriva Bombelli a salvare tutto. Ora Toscan, Marino, il break violetto di punta, ha provato la fiondata, palla fuori, non può prendere il pallone, poi violetto il diagonale. Spinelli, il destro, la parata da parte di Terenzi, calcio d'angolo. Violetto aspetta, Macheda, il destro, palla in rete, di potenza, Luca Macheda raddoppia, 2-1 United. Bombelli con la complicità involontaria di Cirilli, ancora Macheda, scatenato Macheda, Terenzi, Macheda, ancora Terenzi. Bombelli, pal tiro, palla fuori di poco, parte Toscan, il tiro, palla in rete, nuovo pari della Città di Anzio, Toscan, punizione vincente, due pari. Pallone per Salmeri, al volo Salmeri di piede, poi Macheda, pallone, anzi Montenero sulla traversa, tutto pronto, fischio dell'arbitro, violetto per Leonardi, ancora Leonardi e palla sotto l'incrocio, terzo vantaggio dello United, 3-2. Il tiro di Salmeri, pallone che rimane lì dopo l'intervento di Terenzi, allarga Terlev, ancora per Marino, Marino dentro, tutto solo, arriva il pari di Toscan, ancora lui, doppietta personale. Pallone ancora per Tarlev che va via Macheda, Tarlev perna tutto solo, poi Cirilli compie un miracolo, prova Ferficucello, la respinta di Cirilli, fermato da Locatelli, poi Tarlev dentro Locatelli, tutto solo, riuscito a sbagliare, con il quale questa sfida si è conclusa nel primo tempo. Perna, palla sul palo, grande occasione. L'Anzio ha avuto un paio di occasioni eccellenti per andare avanti nel punteggio, ora però l'Aprilia con il destro di Violetto appoggia Macheda. Macheda punta l'avversario, poi si gira e mette in rete Spinelli, tutto solo, 4-3, di nuovo avanti per la quarta volta lo United. Bombelli poi perde palla, violetto il destro, palla fuori, pallone dentro, colpo di tacco di Salmeri, alla fine se la cava Terenzi, ancora superiorità numerica per gli aprediani, Salmeri, palla fuori, non c'è Terenzi che blocca, ancora Terenzi, il suo tiro respinto, poi Toscan, il suo tiro, Cirilli, ci ha provato Spinelli, poi Toscan, ancora Marino, dentro, il palla in rete, una deviazione, il pareggio del Città di Anzio, esplode il settore dei tifosi del Città di Anzio. Macheda, Salmeri, prova il tiro, finisce il tempo, il pareggio tra United Aprilia e Città di Anzio, un pareggio che vale oro per la formazione Anziate. Così arriva prima e dunque 4-4 in una partita davvero entusiasmante. Da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero un saluto a tutti voi e grazie per averci seguito.